Questo tema è fondamentale per la ripartenza, perciò abbiamo messo insieme il tema economico e quello sanitario, perché, ecco, appunto, perché a Bolzano c'è quel parrucchiere che sta lavorando. Diciamo che per arrivare a una normalità in cui anche nel resto d'Italia le donne potranno tornare dal parrucchiere, che è il vero grande sogno che la maggior parte delle donne in questo momento hanno nel cassetto, bisognerà che nel frattempo succedano cose. Io credo che più rapidamente succedono queste cose sul fronte della mappatura della popolazione e più noi ricominceremo a vivere con un po' di serenità. Milluzzi, ti vedo a Bolzano in un'attività che ci eravamo quasi dimenticati com'era qua da queste parti. Esattamente Mirta, un altro tuffo nel passato. 2 mesi fa siamo nel salone Cocò della signora Sonia, che è qua che sta accorciando i capelli di questa signora, che era aperto questa mattina e ci stava raccontando che appunto primo giorno dell'apertura con le nuove norme, quindi accettato prenotazioni per essere a norma, appunto garantire il distanziamento. Vedete c'è anche il plexiglass come al bar prima. Fra una postazione e l'altra si misura la febbre all'ingresso dei clienti, che sia uomini che donne che vengono qua da Sonia a tagliarsi i capelli. Ci stava raccontando anche che oltre a guanti e mascherine sia per i clienti che per i parrucchieri, in realtà non c'è però una vera linea guida precisa su come garantire la sicurezza ai tempi del Covid-19, cioè anche i divisori appunto che stiamo vedendo li ha messi lei per sua iniziativa, non c'è un protocollo che la obbliga a E farlo, quindi infatti, la sua questa è una delle iniziativa. cose che lamentano moltissimo parrucchieri, estetisti, ristoratori. Cioè, noi vorremmo cominciare almeno a lavorare per poter riaprire, ancora non sappiamo come. Tra l'altro, appunto, ci sono il resto d'Italia, queste scene ancora non si vedono, non si sa bene quando si vedranno. Qualcuno parla del 18, di un'anticipazione al 18, al momento la data è il 1° di giugno e questo ci riporta al tema di oggi, cioè al tema del denaro che serve per andare avanti.